La storia di Ilaria Salis ormai la conosciamo tutti. Ilaria è una maestra 38enne, attivista antifascista, che l'11 febbraio del 2023 a Budapest ha partecipato a una manifestazione contro il cosiddetto Giorno dell'Onore, in cui gruppi neonazisti ungheresi si ritrovano per celebrare le truppe hitleriane che durante la Seconda Guerra Mondiale si opposero all'avanzata dell'Armata Rossa. È una manifestazione formalmente vietata, ma di fatto permessa dal governo ungherese. Qualche ora dopo quel corteo, Ilaria Salis viene fermata in un taxi con altri due militanti antifascisti tedeschi. E qui abbiamo due versioni. Una dice che avesse un manganello retrattile in tasca per difesa personale. L'altra versione dice che quel manganello l'avesse in tasca uno degli attivisti tedeschi. Comunque sia, la accusano di 4 aggressioni, 2 delle quali avvenute mentre lei non era ancora giunta in Ungheria. Lei si dichiara innocente. E i due neonazisti, vittime secondo l'accusa di un'aggressione potenzialmente mortale, anche se la prognosi è di solo 5 giorni, non hanno nemmeno sporto denuncia. Nonostante questo, la procura chiede 11 anni di carcere. Un'enormità. Se pensate che in Italia chi stava rifondando nel Casertano un clan camorristico solo un mese fa è stato condannato a 5 anni di galera. Non bastasse, alla prima udienza in tribunale dal giorno della sua incarcerazione, Ilaria Salis viene condotta in manette a piedi e polsi, catene e guinzaglio. Misure restrittive che nel mondo vengono utilizzate soltanto verso detenuti che hanno compiuto omicidi violenti e dimostrato durante la detenzione continua aggressività. Ma nulla è casuale in Ungheria. E mostrarla in ceppi è stato un messaggio di Viktor Orban. Il primo messaggio Orban lo manda alle destre europee. E dice chiaro, io vi difendo contro chi vi attacca. E non a caso. Orban si è subito guadagnato il plauso di Matteo Salvini, che è tra i leader europei di Identità e Democrazia. La sigla che accoglie tra le sue fila l'estrema destra francese di Marine Le Pen e quella tedesca di Alternative für Deutschland. Per attaccare Ilaria Salis, Salvini riesuma una presunta aggressione a un gazebo della Lega del 2017. Accusa per cui la maestra era stata completamente assolta, arrivando a prendersela con lei anziché con chi l'ha trascinata in ceppi in tribunale e la fa marcire in condizioni disumane nelle carceri ungheresi. Salvini dice che sia assurdo che faccia la maestra, tacendo sulle condizioni di detenzione in cui versa una cittadina italiana, di cui lui è rappresentante. Il secondo messaggio che dà Orban è alla politica italiana e il destinatario è chiaro, a nome e cognome, Giorgia Meloni. Che non è solo presidente del Consiglio in Italia, ma è anche presidente dell'ECR, Conservatori e Riformisti Europei, gruppo in cui Orban vuole entrare dopo le elezioni europee. Il messaggio a Giorgia Meloni è chiaro. Non osare abbandonarmi. L'Ungheria è sotto procedura di infrazione, senza fondi comunitari e in profondissima crisi economica. Dopo le elezioni europee, Orban ha bisogno che qualcuno sblocchi i fondi che gli servono per frenare la crisi economica in cui l'Ungheria sta affondando e rinsaldare il suo potere usando quei soldi per arricchire gli oligarchi che a loro volta possiedono gran parte dei media maggiori. Orban, in altre parole, ha bisogno di Giorgia Meloni e mostrare in catene una cittadina italiana costringe Meloni a negoziare con lui. Il terzo messaggio che manda Orban è per Ursula von der Leyen, ma a ben vedere, è per tutta l'Europa. Ed è l'affermazione di un modello che Orban già 10 anni fa ha teorizzato apertamente, quello della democrazia illiberale. Cito le sue parole. I miei modelli, dice Orban, sono paesi come Russia, Turchia, Cina, che non sono liberal-democrazie e forse neanche democrazie, ma sono di successo. E non credo, continua, che la nostra adesione all'Unione Europea ci precluda la possibilità di costruire un nuovo Stato illiberale su fondamenta nazionali. Ricapitolando, Cina, Russia, Turchia come modelli per la sua politica in Ungheria, Europa. Paesi in cui l'opposizione è silenziata, i media sono sotto controllo e la magistratura è diretta emanazione dell'autocrata al potere. Quest'ultima dinamica sta accadendo in Ungheria. Per capire come Orban controlla la magistratura, basta analizzare la riforma ungherese del 2020.
una riforma che prevede l'istituzione di tribunali speciali nominati direttamente dal ministro della giustizia del governo Orban, che hanno piena giurisdizione su diritto d'assemblea, media, appalti pubblici e elezioni. In breve, attraverso questi tribunali speciali, Orban ha il pieno potere sullo Stato. Tutto questo, nel caso non ve ne foste accorti, succede in Ungheria, cioè nel cuore dell'Unione Europea. Di sicuro se ne sono accorte a Bruxelles, visto che un anno fa l'Unione Europea ha bloccato 30 miliardi di euro di fondi europei diretti in Ungheria, fino a che Budapest non avesse deciso di rispettare l'indipendenza della magistratura. Forse varrebbe la pena di ricordarlo a chi dice che la magistratura ungherese è indipendente e agisce in piena autonomia. E forse varrebbe la pena di ricordarlo anche a chi dall'Italia ha sempre considerato Orban come un modello. Ascoltate queste parole. Solo contro tutti, attaccato dai sinistri fanatici del pensiero unico, minacciato da chi vorrebbe cancellare le radici giudaico-cristiane dell'Europa, ha detto di lui Matteo Salvini, poco meno di 2 anni fa. E poi, ascoltate ancora. Congratulazioni a Viktor Orban per la straordinaria vittoria. Per batterlo non è bastata nemmeno una cozzaglia elettorale. Mi ha fatto eco Giorgia Meloni, prima di partire per Budapest, come ospite d'onore in un convegno sulla natalità e dopo aver ospitato Orban ad Atreju nel 2019. La storia di Ilaria Salis la conosciamo tutti, insomma, ma non conosciamo cosa c'è dietro questa vicenda. Quel che succede sul suo corpo, sul corpo di questa giovane donna, non c'entra nulla con quello che avrebbe fatto o non fatto. È solo l'ennesima mossa del gioco di un autocrate per mettere sotto scacco l'Europa e le sue democrazie. E oggi, di questo autocrate, Giorgia Meloni è la più decisiva tra le pedine.